Per iniziativa del Centro Studi Pirandello, presieduto da Maria Cristina Di Carlo, è stata celebrata a San Salvo la Giornata Europea delle Lingue. Si è partiti dai bambini più piccoli per realizzare un'integrazione linguistica e culturale. San Salvo è una città multietnica e ha patrocinato questa iniziativa dove si parla della Giornata Europea delle Lingue. Sì, è un'iniziativa molto importante per la quale dobbiamo ringraziare come amministrazione e come città il Centro Studi Pirandello, l'associazione Decebal con cui siamo oramai abituati a collaborare e le scuole di San Salvo. È un'iniziativa, devo dire, lodevole, che abitua i bambini già da così piccoli alla diversità linguistica e culturale, sensibilizza non solo i bambini ma anche le famiglie verso la diversità che può essere originata sia da una diversità culturale e quindi conseguentemente anche da una diversità linguistica. È importante che sin da subito comprendano l'importanza di andare oltre la lingua italiana e imparino sin da subito a rafforzare, a conoscere, a rafforzare laddove ci sono i primi rudimenti un'altra lingua, partendo dall'inglese e perché no anche le lingue che anche da qualche anno a questa parte sentiamo parlare anche nella nostra città e che sono diventate una parte integrante del nostro patrimonio culturale, come ad esempio le lingue dei paesi dell'est. Un'attenzione sempre particolare per i più piccoli. Sì, i più piccoli sono sempre al centro dei nostri pensieri, della nostra azione amministrativa e anche oggi che la sala del centro culturale è davvero stracolma di bambini abbiamo veramente, come dire, la gioia di stare non solo insieme a loro ma di aver patrocinato un'iniziativa che è diretta soprattutto a loro. Dobbiamo abituarli a diventare cittadini europei, cittadini del mondo e partiamo proprio da qui, da far capire loro l'importanza e la consapevolezza dell'importanza della diversità culturale e quindi anche linguistica. Quindi un ringraziamento speciale al Centro Studi Pirandello. Coinvolte le scuole dell'infanzia di San Salvo, pubbliche e paritarie, con la collaborazione dell'associazione Decebal. Progetto che si è realizzato nel corso della settimana linguistica sansalvese con i bambini impegnati nell'allestimento dell'albero del benvenuto in tutte le scuole. Con il nostro progetto l'albero del benvenuto abbiamo voluto celebrare la giornata europea delle lingue anche a San Salvo per il primo anno e siamo riusciti a mettere in rete le scuole dell'infanzia, gli amministratori e la comunità rumena presente sul territorio. Un dialogo che si apre? Sì, certamente un dialogo che si apre è un buon auspicio per il futuro. Le scuole sono state coinvolte con l'albero del benvenuto che non sembra solo uno slogan ma è qualcosa di più concreto. Certo, l'iniziativa è sempre simbolica. L'idea di un albero che contenga le bandierine che rappresentano tutti i paesi dell'Europa ed anche del mondo, le nazionalità dei diversi bambini che convivono insieme all'interno delle scuole. L'iniziativa del Centro Studi Pirandello nella persona della signora Di Carlo l'abbiamo condivisa e accolta ben volentieri proprio perché educa i bambini al rispetto delle diverse culture ma anche e soprattutto della lingua che è un veicolo culturale, rappresenta anche l'identità, quindi sicuramente non va mortificata la lingua di provenienza accanto alla lingua del paese in cui si vive e in cui ci si trova, quindi sicuramente la diversità culturale e linguistica come una ricchezza per i bambini, quindi un'iniziativa sicuramente bellissima e significativa. Il suo istituto raccoglie bambini anche di nazionalità diverse? Sì, la percentuale di bambini di nazionalità diverse e quindi anche di lingua madre europea o comunque mondiale sono molti, quindi è giusto che ci sia un momento anche di riflessione e di condivisione su questo. E anche le scuole private che sono state coinvolte in questa iniziativa di integrazione? Certo, in realtà la nostra scuola è da sempre rivolta all'integrazione delle culture e all'integrazione delle lingue, anche perché proprio essendo scuola privata le famiglie straniere di San Salvo spesso si rivolgono alla nostra struttura per avere un occhio di riguardo per quanto riguarda l'imparare l'italiano, quindi abbiamo avuto e abbiamo spesso rumeni, cinesi eccetera. E poi anche perché la nostra scuola ha come progetto biannuale il progetto d'inglese, quindi lo facciamo dalla sezione primavera a tutti gli anni della materna. Venerdì 26 settembre l'evento finale a quale hanno partecipato il sindaco Tiziana Magnac e gli assessori comunali Maria Travaglini e Giovanni Artese, con la sistemazione delle bandierine delle nazioni sull'albero del benvenuto che è stato donato poi alla biblioteca comunale.